Caterina Ballivo, la gioia di essere mamma e di non aver nessun dualismo con Serena Rossi. Caterina Ballivo presenta sul numero di chi la secondogenita Cora, nata lo scorso agosto. Per lei, la presentatrice napoletana ha dovuto sospendere la conduzione di Detto Fatto, lasciando tutto nelle mani dell'ottima Serena Rossi, ma presto tornerà ai posti di comando. Il suo parto naturale. Caterina Ballivo ha raccontato a chi del suo parto naturale, senza necessità dell'anestesia epidurale. Ho fatto il parto come il parto. È una scelta mia, questo sì. Io ho sempre temuto il parto e del primo scrissi su Twitter, è un'esperienza pulp. Anche il mio primo figlio è nato con un parto senza epidurale. Ed è stato un parto lungo, complicato, è stato completamente diverso, naturale, ma indotto. Questa volta mi sono preparata per fare un parto in casa, mi sono fatta seguire da un'ostetrica e avevo letto il libro di Elisabetta Malvagna e mi sono chiesta, ma perché la cosa più naturale del mondo deve farmi tanta paura? Allora ho capito, quel bambino dal momento in cui nasce non è più tuo, è del mondo. C'è la paura del dolore, certo, ma soprattutto, c'è la paura che quel che è tuo non sia più solo tuo. Le paure di una mamma. Sul numero di chi leggiamo anche delle paure come madre di Caterina Ballivo. Non è una cosa semplice, ma lei è riuscita a farcela. Ma, alla fine, se un bambino arriva da un rapporto d'amore, allora deve nascere con un atto d'amore della sua mamma. Ma chi ti aiuta nel parto? Il tuo bambino. E quello, allora, non è un dolore. Il dolore è quando, boh, ti sparano e. Non l'ho potuto fare più in casa perché ho partorito dove ero in vacanza, a Grosseto. Quella mattina avevo capito che era arrivato il momento. Mi sono alzata, ho scelto il vestito più bello, molto colorato davanti, dietro bianco, voglio farla nascere così, con tutti i colori del mondo, mi sono detta. Il ritorno ha detto fatto. Dal prossimo 2 ottobre, Caterina Ballivo ritornerà al timone di Detto Fatto. Serena Rossi non l'ha fatta rimpiangere, ma adesso toccherà di nuovo alla padrona di casa condurre lo spazio pomeridiano. L'attrice di Un posto al sole, invece, dovrà misurarsi con 4 prime serate grazie allo show Celebration, insieme a Neri Marcorre. Un modo per premiare l'ottimo mese trascorso su Rai 2. Nessun dualismo con Serena Rossi. Non c'è nessun dualismo con Serena Rossi, nonostante alcuni giornali di gossip abbiano provato a serpeggiare qualche dubbio in proposito. Le reazioni social tutte a favore della grande novità dell'anno, ovvero la Rossi conduttrice, non hanno destabilizzato l'ambiente. Fonti vicine rassicurano, tra le due c'è grande amicizia.